Nuovo episodio. Oggi siamo in quel di Pisa, dove una volta all'anno si svolge l'Internet Festival, che è un festival dedicato alla diffusione della cultura del digitale. E quale migliore occasione per raccontare l'accessibilità della e alla rete, con un ospite davvero speciale. Ciao, io sono Greta Galli e corro per la scuderia AVM Fritzbots, con cui vado velocissima. Più veloce delle nostre connessioni, Greta? Lì è complicata, complicata. Dici? Sì, secondo me le connessioni vostre sono molto più veloci. Però magari durante l'episodio sarai capace di raccontarci quanto va veloce la tua connessione. Ci proviamo. Anche perché so che adesso utilizzi a casa un prodotto che fa parte della nostra gamma, quindi qualcosa sarà probabilmente cambiato. Poi, oltretutto, tu sei un'appassionata di tecnologia, di robotica, di social e sei anche coinvolta pesantemente nel mondo della scuola. Esattamente. Ma da cosa è nato questo amore per la divulgazione della tecnologia? Allora, guarda, è iniziato quasi casualmente col Covid, perché col Covid tutti erano in casa, tutti utilizzavano i social, e ho detto proviamo. Ho fatto un video sui social stupidissimo, in cui avevo robot che prendevano fuoco, altri che cadevano dalle scarpe, dalla qualunque. Quel video in 2 giorni ha fatto 100.000 visualizzazioni. Io tipo, wow, figata, funziona! Allora poi ho iniziato a condividere le cose che costruivo, che facevo. Sempre più persone hanno iniziato a chiedermi, caspita, ma fai dei tutorial, voglio imparare, voglio fargli anch'io queste cose. Allora poi ho iniziato a fare i tutorial, mi sono spostata su YouTube, video partendo da zero, gratuiti per tutti. La cosa ha preso piede e adesso insegno nelle scuole. Insegni nelle scuole e ti stai divertendo, immagino, tantissimo, con i ragazzi. Tantissimo, tutte le fasce d'età e mi diverto troppo. La connessione internet poi per te è fondamentale, sia per le tue attività social, ma anche per quelle scolastiche. Per i tuoi studenti invece la connessione cosa vuol dire? Perché è importante per loro o perché non lo è importante? Allora, guarda, per molti è importante perché durante le mie ore possono giocare sul computer intanto che spiego, quindi comunque benvenga questa cosa. Per chi ascolta. Per chi ascolta, però, è invece comodissimo perché magari li carico un documento che hanno i computer connessi tutti nella stessa rete, possono scaricare quel documento, quindi io con un upload tutti riescono a scaricarlo, posso caricare i compiti, le verifiche a volte si fanno online, a volte hanno la possibilità di utilizzare internet per fare delle ricerche durante le verifiche, perché magari è un progetto, quindi una verifica più progettuale che di conoscenze, quindi ti do totale libertà, l'importante è che mi compi il progetto. Bene, interessante. Proseguiamo? Vamo. Cambio di scena, approfondimento di tema. Dobbiamo siamo tenerlo qui perché sennò dobbiamo tenerlo. Ok, va bene. Come va le nostre bene. Connessioni di casa che non sono stabili. A volte sempre così stabili, ma dovrebbero essere. Dovrebbero essere, perché se io mi sposto in casa, che vado dalla cucina al bagno, in camera e mi perdo la connessione, cioè, regà, che connessione è? Però non dipende solo dalla connessione che sia a casa, dipende anche dalla struttura tecnologica che ci connetta di internet. Esattamente. E da quanto dicono i sondaggi, solo 3 italiani su 10 conoscono veramente la tecnologia con cui si collegano. Sembra strano, vero? Cioè, è un dato. Siamo nel 2023, quindi è abbastanza strano. Ma i tuoi studenti le conoscono le tecnologie, no, Greta? Allora, guarda, avendo la fortuna di insegnare in una scuola ad indirizzo tecnico, quindi superiore, e con un indirizzo di telecomunicazioni, mi ritrovo degli studenti che sono i tipici smanettoni, che sanno cosa si trovano in casa e sanno cosa vogliono dalla casa. Quindi spesso, come era capitato a me, siamo noi ragazzi che andiamo dai genitori a dire: mamma, senti, devi chiamare perché io voglio la fibra sotto casa, perché sennò il gioco non funziona, sostanzialmente. Diciamo che sanno le differenze. Facciamo un mini riassuntino, diciamo che la primissima è stata la DSL, che è quella col doppino telefonico, puro rame, bellissima, ma veramente lenta. Fino a 20 mega. Sì, mamma mia, 20 Asterisco. Mega. Viene da piangere. Poi si passa alla fibra, con la fibra abbiamo 3 tipologie sostanzialmente, abbiamo la FTTT, che è quella to tower, quindi hai la fibra fino all'antenna e ti colleghi in wireless ad un'antenna, quindi non ti arriva il cavo in casa, ma è tipo un'antenna che prende il segnale. Hai la FTT Home, che è la fibra quella pura, bellissima, super potente, che è quella che ti arriva sotto casa, quindi cioè dentro casa direttamente, quindi comoda. E poi è la cosiddetta mista rame, che è la FTTC, che è la fibra to cabinet, dalla cabina, quindi hai fibra fino alla cabina, poi dalla cabina a casa tua vuol rame, perché è più carino. Se sei fortunato sei vicino cabina, altrimenti devi come a me, che sono l'ultima casa dalla cabina, inizi tanto a soffrire. Sono stato in rigida per anni, quindi ero lontano dalla cabina come lo eri te e ho sofferto, però adesso tanto. C'è la fibra ottica e lì la questione cambia completamente. Quando si parla di connessione, però, come dici te, c'è anche la connessione dentro casa e quindi come si può sfruttarla al meglio.
Cosa chiedono di solito i tuoi studenti per migliorare la rete? Cosa vorrebbero in più dalla loro rete di casa, quindi dai dispositivi che li connettono ad internet? Allora, guarda, principalmente sono due cose. La prima è la stabilità, la seconda la velocità. Vabbè, velocità è perché se tu hai una rete lenta, tipo anche se vuoi giocare con gli amici, ti lagga, boh, hai perso la partita direttamente. O anche se vuoi caricare un contenuto, come nel mio caso, se hai una rete lenta lo devi caricare tre giorni prima per pensare forse di riuscire a caricarlo correttamente. Mentre la stabilità è il fatto, come dicevo prima, di poter andare in giro senza perdere il segnale. È tipo con Fritz che fa la cosa della mesh, la rete mesh, quindi tutti i dispositivi sono connessi e tu ti colleghi ai ripetitori senza però dover cambiare rete, che purtroppo molti ripetitori fanno, quindi ti creano una sottorete interna a casa, quindi cambi locale, cambi rete wireless. Con la mesh tu vai in giro, stai tranquillo, ti metti il repeater, ti prende fino a lì, arrivi fino in camera, arrivi fino in cucina e riesci a farcela. E volendo poi altre funzioni aggiuntive anche che possono tornare utili ai genitori. Ne hai un sacco, tra chi è più smanettone che può decidere magari quali dispositivi accettare, quali dispositivi non accettare, quindi le whitelist e le blacklist, quindi nel caso di dire no, quel dispositivo non voglio che mi si collega, tipo magari il vicino sa la tua password, tu sfrutta la rete wifi, dici no, tu non ti colleghi, ciao, è stato un piacere. E altre cose tipo il parental control, perché magari all'interno della casa tu hai dei bambini, vuoi sapere cosa fanno su internet, vuoi precludere ai bambini magari di vedere contenuti pericolosi in internet, metti il parental control, la rete direttamente capisce a quale sito internet il bambino sta cercando di collegarsi e gli impedisce totalmente la comunicazione. Quindi questo ci racconta che adesso tu a casa hai un Fritzbox, che sfrutti una rete Fritzbox. Noi raccontiamo all'interno dei video che è un'operazione facile, quella di installazione, e che poi se ne vedono anche i benefici di questa rete. Qual è stata la tua esperienza, Greta? Allora, l'esperienza per me è molto facile l'installazione. È magari una cosa un po' complicata chiedere al vecchio operatore di mandarti i dati per poter cambiare, però col modem libero oramai sono obbligati a dover fare sta cosa. E poi la cosa comoda nel mio caso è che io prima avevo il modem e due ripetitori. Col Fritz ho un modem e un ripetitore, mi copre la stessa quantità di area che mi coprivano prima due ripetitori. E dai la funzione mesh. Io ho la funzione mesh che non deve cambiare. Prima avevo tre reti diverse, ogni piano di casa aveva il suo wifi. Dovevi entrare sul cellulare, sì, entri, cambiare cambi, la fai, rete, sistemare, invece adesso è tutto molto più entri, sali, fai quello che vuoi direttamente. Ed in più se vuoi personalizzarlo puoi fare liberamente. Sei pienamente libero. Ed eccoci qui di fronte alla Scuola Normale Superiore di Pisa per la parte più accademica del nostro Fritz Talk. Mi sembrava il posto ideale per farlo. Poteva non esserlo? Assolutamente. Le funzioni però le hai già raccontate in parte, ossia la temporizzazione degli accessi per singolo dispositivo, le whitelist, le blacklist per quanto riguarda i bambini con anche il parental control, e poi anche le funzionalità che vanno ad incidere su quelle che sono le frequenze di aggiornamento o come le voglio ricevere. Però proprio parlando di aggiornamenti e parlando anche di conoscenze accademiche, qual è la conoscenza dei tuoi studenti e dei loro genitori della cybersicurezza? Un aspetto particolarmente importante, ma che ancora non è così discusso? Allora, purtroppo non è ancora discusso, però oramai i casi di virus, phishing, malware, cose, cioè sono all'ordine del giorno anche i messaggini del "hai vinto 1 milione di euro, clicca qui", magari. Proprio la stessa password che è posta dietro al modem, va bene, già è abbastanza complicata la password di default, però uno vi entra in casa, tira sul modem, boom, c'ha la password, entra e vi modifica tutto quanto. Quindi sarebbe l'ideale utilizzare caratteri speciali, combinazioni di lettere e numeri e delle password lunghe, perché la sicurezza del wifi con tutti i dispositivi connessi in casa, l'IoT, le telecamere di videosorveglianza e tutto, è un attimo che vi entra nella rete, boom, vi controllano le telecamere e controllano voi dove siete. Quanti dei tuoi studenti, ad esempio, hanno cambiato la password? Mi auguro tutti. Ti auguri tutti, ma... Mi auguro, non ne ho la certezza.
Ci sono diversi livelli di conoscenza, quindi... Sì, diciamo che c'hai proprio quello che, oh mio Dio, paura, panico, password a 27 caratteri, tutte alternate, lettere, numeri complicatissime. E poi ci sono quelli che, vabbè, tanto anche se entra non fa nulla. Vabbè, ok, va bene, lasciamo andare. Anche se sulla rete passano tutti i nostri dati. Però noi abbiamo delle funzionalità che permettono a qualsiasi cliente di qualsiasi conoscenza di andare a personalizzare la propria esperienza d'uso. Andiamo a vederlo? Andiamo a vederlo. Quindi, dicevamo di andare a dare un'occhiata direttamente alla nostra app. Andiamo a vedere. Cosa facciamo? Direttamente dalla schermata clicco sull'icona MyFritz, poi vado a cliccare sulle tre linee, entro nel menu a tendina, clicco su Fritzbox e una volta che ho cliccato su Fritzbox avviene l'accesso. Mi ritrovo all'interno della schermata di panoramica, clicco di nuovo sulle tre linee, apro il menu a tendina, entro nella sezione internet e filtri. Dopodiché posso già verificare quali sono i dispositivi connessi alla rete e che tipo di profilo d'uso hanno. Per semplicità ho già inserito alcuni profili d'accesso preconfigurati come quello adolescente, di cui adesso andiamo a vedere i dettagli. In questo caso la limitazione temporale è attiva sempre e il dispositivo ha un budget di tempo limitato d'uso che è di 2 ore. Volendolo possiamo aumentare o diminuire in base a quelle che sono le nostre esigenze. La domenica 3 orette gliele darei. Una volta che abbiamo fatto questo passaggio, possiamo poi andare sull'altro profilo d'accesso, quello bambino, gli lasciamo tempo di utilizzo limitato perché non ci crea nessun problema. Intanto siamo sicuri di dove va perché solo l'accesso alla versione di Wikipedia per bambini. Ok, sicuro. Utilizzare solo per la scuola. Torniamo sulla schermata Parental Control e vediamo come si imposta un profilo d'accesso. Come puoi vedere, cellulare già in profilo adolescente, andiamo a modificare tablet in impostazione bambino. Lo passiamo molto al nuovo facile. Profilo e il bambino potrà navigare solo ed esclusivamente su Wikipedia. Ora torniamo alla schermata di panoramica, clicchiamo su sistema, aggiornamento, verifichiamo l'ultima versione di FritzOS, nel mio caso la 7.57, e posso anche andare a vedere quelli che sono i vari livelli di aggiornamento che posso andare ad impostare con avviso, senza avviso, automatica, eccetera eccetera. Ed in più posso anche vedere quello che è il periodo in cui voglio che si aggiorni il Fritzbox stesso, perché giustamente non voglio che mi si aggiorni durante la giornata che magari sono connesso, sto caricando un contenuto che avevo tanto faticato e mi si disconnette la rete. E questa è una piccola ripresa di quelle che sono le possibilità di configurazione che si possono fare direttamente tramite app che è disponibile sia per Android che per iOS. Tu hai mai testato qualcuna di queste funzionalità oppure delle altre? Allora guarda, di sicuro è tipo il cambio password, che è una delle funzionalità comode. Appena entri, c'hai password, nuova password, la confermi, e quello è facile, che consiglio a tutti di fare. E il parental control no, semplicemente perché in casa non abbiamo bambini, quindi mi sembra esagerato metterlo, però potrebbe essere una buona idea magari per quando hai ospiti che non vuoi che magari utilizzino del tutto la tua rete, quindi li blocchi un po' la navigazione. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, io ce li ho in automatico senza avviso, proprio vai quando devi, quando fallo. Vuoi. Ma adesso c'ho un dubbio per te, certo. Perché non tutte le persone sono esperte nel configurare un modem. Se avessero bisogno di assistenza? Se avessero bisogno di assistenza, c'è la possibilità di contattare il nostro supporto direttamente a Berlino. Il supporto è completamente gratuito. Ed è in italiano o in tedesco? È in italiano, okay. Assolutamente, ci mancherebbe altro che fosse in tedesco, però potremmo pensarci per i clienti una via di italiani mezzo. In Trentino. Lo puoi fare. Vedremo. Però innanzitutto i clienti italiani possono trovare qualcuno che li supporta, è qualcuno che praticamente lavora direttamente per AVM e che conosce perfettamente i prodotti, non segue semplicemente le istruzioni da un Chiaro. Manuale. La chiamata è completamente gratuita, Perfetto. Solo il costo di un'interurbana. Questo è tutto per questo episodio speciale dell'Internet Festival di Pisa. Se volete ottenere altre informazioni per quanto riguarda l'accessibilità alla e della rete, le potete trovare direttamente sul nostro sito. Trovate anche il link in descrizione con tutti quelli che sono i dettagli. Se invece volessimo continuare a seguire te, Greta, sui social, dove ti troviamo? Praticamente ovunque, allora, TikTok GretaGalli02, Instagram _Gregalli02 e YouTube Greta Galli. Dove potete continuare a trovare anche noi. Bene, per questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!